Io mi chiamo Ilaria e sono una studentessa dell'Istituto Tecnico Leonardo Pisano di Guidonia. Io volevo chiederle se lo ricorda dov'era lei quando è venuta a conoscenza del rapimento di Aldo Moro, se ha avuto paura e quali sono state le sue prime riflessioni a caldo dopo aver saputo dell'accaduto. Grazie. Vorrei dire innanzitutto che questo ciclo rappresenta un'iniziativa bellissima. Sono cose fondamentali di cui parlare, da ricostruire insieme, su cui riflettere insieme, perché anche chi di noi ha vissuto quel periodo, ha vissuto quegli anni, non ha elaborato una verità una volta per sempre. Ci ritorniamo sopra in modo particolare dal 2008, da quando per la prima volta al Quirinale celebrammo la giornata dedicata alla memoria delle vittime del terrorismo. E vorrei dire solo una cosa che mi sembra essenziale. Perché arrivammo a quella decisione del Parlamento di istituire questa giornata e arrivammo a quella celebrazione solenne in Quirinale dopo che per molti anni le vittime non erano state ricordate, le famiglie delle vittime non avevano avuto voce e addirittura avevano un po' preso il sopravvento dai microfoni di qualche trasmissione ex terroristi, nemmeno pentiti, che avevano magari scontato una pena, erano usciti e si provavano a fare loro la lezione e si era accumulata una grandissima, giusta frustrazione, ripeto, tra i familiari delle vittime. Allora ebbero voce e si succederono delle magnifiche testimonianze, poi uscirono libri uno dietro l'altro. Voglio solo ricordare il libro di Mario Calabresi in ricordo del padre, voglio ricordare il libro di Benedetta Tobagi in ricordo del padre, il giornalista Walter Tobagi, e i libri che poi nacquero da iniziative di studenti che andarono a visitare a casa i familiari delle vittime, raccolsero una serie di testimonianze e le pubblicarono in volume. Si chiamava, se non sbaglio, quel volume Sedie vuote, perché noi non possiamo aprirci una strada verso il futuro senza avere consapevolezza critica del nostro passato. Noi abbiamo un passato alle nostre spalle, una storia alle nostre, con le sue luci e con le sue ombre, e stiamo parlando di ombre pesanti, di ombre terribili, ma dobbiamo fare i conti con quegli avvenimenti, comprenderne la lezione se vogliamo effettivamente trovare le strade migliori, le strade più sicure per fare avanzare la nostra democrazia. Io sono veramente molto contento di trovarmi con voi e a queste domande rispondo molto volentieri. La prima, dov'ero, se me lo ricordo, quelle sono cose che non si dimenticano più. Ero nel mio ufficio, alla sede della direzione nazionale del Partito Comunista Italiano. Io allora avevo l'incarico di seguire un po' le questioni della politica economica e sociale e di mantenere il rapporto con i sindacati. Quella mattina era venuto da me a trovarmi per avere una conversazione di lavoro un importante dirigente sindacale, il segretario nazionale della CISL, un sindacato che esiste ancora ed è ancora importante, e avevamo cominciato da un po' a conversare quando lui ricevette la notizia dell'assalto alla scorta di Moro e del sequestro del presidente e scappò via sconvolto. Mi hai chiesto a che cosa pensai. Io pensai sbigottito perché non era nemmeno apparso immaginabile prima che si compisse una impresa del genere. Certo, erano già stati colpiti tanti singolarmente, ma il presidente della Democrazia Cristiana, il leader politico forse in quel momento davvero più significativo, più rappresentativo in Italia, ed era stata una impresa veramente militare quella a Via Fani. E quindi io innanzitutto a che cosa pensai? Pensai che oramai quella del terrorismo era diventata una sfida mortale
alla democrazia, allo Stato democratico. E poi corsi alla Camera perché ero deputato e quel giorno avrebbe dovuto presentarsi il governo a cui il Partito Comunista, come tutti gli altri partiti, vista la situazione così critica, tutti gli altri partiti, dal Partito Socialista al Partito Liberale, avevano deciso di assicurare con la loro astensione la possibilità di ottenere la fiducia. Era stata molto tormentata la nascita di quel governo, Moro aveva voluto che quel tentativo fosse affidato all'onorevole Andreotti, se ne fossero convinti da parte di tutti che quella era la che quella era la scelta più giusta, bisognava decidere e aveva dei problemi il Partito Comunista Italiano al momento decisivo, dare o non dare con la sua astensione vita a quel governo, sulla cui composizione aveva espresso parecchie riserve. E poi tutto improvvisamente cambiò e diventò superiore ad ogni altra considerazione l'esigenza di dare prova di coesione, di senso di responsabilità e anche di senso del pericolo che sovrastava la Repubblica Italiana. E non ci fu nemmeno più discussione. Rapidissimamente ci fu un'esposizione da parte del Presidente del Consiglio, ci furono dichiarazioni di voto e si votò e nacque quel governo attorno a cui si sarebbe dovuto organizzare la controffensiva verso il terrorismo, infrangere l'attacco allo Stato democratico. Grazie. Salve, sono Francesco Bertolini della scuola Ipia Paolo Parodi Delfino di Colleferro. Stragi, misteri, veleni. Da quel poco che possiamo sapere e aver letto, la storia d'Italia ne è piena. Presidente, lei pensa sia possibile un giorno risalire alle tante verità nascoste e alle identità di tanti personaggi che hanno manipolato nell'ombra la storia della nostra Repubblica? Io non penso che possiamo fissare o intravedere un giorno in cui tutto sarà chiarito, perché abbiamo avuto molte vicende oscure e molte vicende anche pesantissime, perché sono stati uccisi o sono caduti vittime di queste stragi tanti italiani innocenti, si sono celebrati tanti processi. Stiamo attenti, noi abbiamo avuto magistrati che hanno fatto ogni sforzo per arrivare alla verità. Ma sappiamo che in generale non sempre la giustizia riesce a trionfare sulle ambiguità, le reticenze, anche i depistaggi, perché si è per esempio acquistata certezza che in certi casi ci sono stati depistaggi. Abbiamo ancora un processo in corso, ancora per la strage di Brescia, certe volte si sono replicati i processi e se guardiamo a fatti ugualmente oscuri di altra natura, parliamo cioè di agguati mafiosi, voi sapete che è in corso una revisione del processo per l'uccisione di Paolo Borsellino, perché gli stessi magistrati, dopo che si era arrivati ad una sentenza definitiva, hanno potuto rendersi conto che erano stati depistati da qualche pentito che aveva raccontato false verità. Poi hanno acquisito nuovi elementi e si sta ancora, dopo tanti anni, rifacendo il processo. La strada della giustizia è tortuosa, è lunga e qualche volta non si conclude. Non è solo un fatto italiano, noi abbiamo avuto certamente una somma quasi senza eguali di vicende tragiche rimaste ambigue, rimaste non completamente accertabili. Però se si pensa che ancora adesso in America si discute dell'assassinio di Kennedy, è stata raggiunta veramente tutta la verità sull'assassinio del Presidente degli Stati Uniti. Io cito questo esempio perché non appartiene all'Europa una nefasta tradizione di assassini di capi di Stato, di governo, mentre invece è una costante, si può dire, della lunga storia degli Stati Uniti, a cominciare da Lincoln, l'uccisione a tradimento
del capo dello Stato, eppure anche lì quante ombre, quante difficoltà ad arrivare fino in fondo alla verità. Noi però credo che abbiamo, anche attraverso queste discussioni che abbiamo fatto con tanti contributi di giornalisti, di studiosi, di testimoni, queste celebrazioni a partire dal 2008, ogni anno sempre, abbiamo acquisito delle verità storico-politiche. Sappiamo quali sono state le grandi componenti di questi fenomeni stragisti e terroristi e siamo riusciti anche a farcene una ragione. Siamo riusciti anche a superare certe contrapposizioni. Vedete, abbiamo parlato dell'assassino di Moro, ma vorrei ricordare l'assassino del commissario Calabresi. Fu preceduto da qualcosa, fu preceduto dalla strage di Piazza Fontana e fu preceduto da una vicenda torbida che vide quasi pregiudizialmente sospettato per la strage di Piazza Fontana l'anarchico Pinelli. E a lungo sono sembrati due poli inconciliabili. Calabresi era stato da un grande magistrato, Gerardo D'Ambrosio, scomparso di recente, quello di Tangentopoli, principale collaboratore del procuratore Borrelli, era stato accertato da Gerardo D'Ambrosio che non c'era stata nessuna responsabilità possibile, immaginabile, del commissario Calabresi in quel volo dalla finestra di Pinelli che crollò a terra morto. Non era nemmeno in quella stanza in quel momento Calabresi, però era rimasto questo gelo. Credo che una delle cose più belle è stato quando in Quirinale, davanti a me, si sono abbracciate la vedova di Calabresi e la vedova di Pinelli. Ecco, il filo della tua domanda. Di recente il Presidente del Consiglio ha annunciato che tutti i documenti custoditi in vari archivi pubblici, archivi di Stato, archivi di ministeri, eccetera, eccetera, che erano stati secretati quando c'era il segreto di Stato, che poi è stato già da tempo abolito, ma quei documenti erano stati classificati essi stessi documenti come segreti o segretissimi e ha deciso di declassificarli. Tutti questi documenti verranno resi accessibili in un certo giro di tempo e bisogna andare a guardarli. Bisogna andare a guardarli, stiamo attenti, senza essere così sicuri che dentro troveremo la verità. Io vi porto un esempio, ero ministro dell'Interno, quando si scoprì, venne fuori che c'era un archivio, si diceva segreto, della polizia, in dei locali di via Circonvallazione Appia, e si cominciò a dire, è roba che è stata messa lì, non perché non si sapesse dove metterla in modo più trasparente, ma perché ci sono documenti esplosivi precisamente sull'assassino di Aldo Moro. Io come ministro dell'Interno chiamai due magistrati della Procura di Roma e dissi prendete voi questo archivio, non la polizia, prendetelo voi e guardate tutto quello che c'è da guardare. Uno di questi magistrati era Giovanni Salvi, adesso procuratore della Repubblica a Catania, e esaminarono carta per carta. Ma era stata una illusione, lì non trovarono quello che si diceva potessero trovare. Quindi dobbiamo anche essere, come dire, vigilanti e armati di una certa freddezza nel procedere, come spero sia possibile presto, a rovistare in questi archivi. Sarebbe molto più facile se ci fosse davvero un solo armadio, anche grandissimo,
aprendo il quale si trovano tutte le verità. Questo non esiste. Esiste solo la nostra volontà, ancora adesso, dopo decenni, nostra, dei magistrati, degli uomini delle forze dell'ordine, dei giornalisti, di fare tutto il possibile per arrivare alla verità che riusciremo a trovare. Grazie. Salve, sono Chiara dell'Istituto Sacro Cuore di Roma. Con questo progetto per le scuole abbiamo potuto immergerci negli anni bui del terrorismo. Presidente, lei pensa che quella stagione possa tornare o è soltanto un capitolo ormai chiuso della nostra storia? Quel capitolo è chiuso e si è chiuso con la sconfitta del terrorismo e con la sconfitta del terrorismo attraverso le armi della legge e della democrazia. Non ci sono state leggi speciali, non ci sono state repressioni cieche, si è caso per caso intervenuti, si sono fatti, come dicevo, processi, anche quando c'erano avvocati e magistrati che rischiavano la vita per celebrare quei processi. Non tornerà, non può tornare, non esistono nemmeno i presupposti, però stiamo attenti a episodi che possono apparire anche sinistri oggi. Quando io vedo che un magistrato come Caselli, credo che l'avete sentito tante volte, è stato procuratore della Repubblica a Palermo, ha istruito processi come quello nei confronti di Andreotti, poi è diventato procuratore a Torino e ha deciso di applicare rigorosamente la legge. Quando ci sono stati atti di palese illegalità e di violenza grave da parte di appartenenti a un movimento ostile alla TAV, alla ferrovia veloce Torino-Lione, che poi è stato un movimento pieno di cose giuste, pieno di cose oneste e lecite, ma in cui si sono introdotti dei gruppi di violenti senza scrupoli, e il procuratore Caselli ha fatto delle incriminazioni perché era suo dovere, l'azione penale obbligatoria, ha istruito dei procedimenti a carico di qualcuno di quelli che erano stati presi con le mani nel sacco. Ebbene, è partita una campagna di pressione, di minacce a Caselli da parte dei seguaci di certe formazioni. Si dice adesso che ci sia una componente anarchico-insurrezionale, ma comunque si chiamino. Ebbene, quello però fa venire veramente i brividi e deve metterci in guardia, perché se si comincia a perseguitare un magistrato perché sta facendo il suo dovere nei confronti di chi viola la legge e violando la legge compromette anche le ragioni di una protesta, di un'opposizione lecita, per esempio a un'opera pubblica, ebbene ci si mette su una china molto pericolosa, molto pericolosa. Non credo che ci siano più ipotesi di rilancio di una ideologia rivoluzionaria, pseudo-rivoluzionaria, come quella che animava le Brigate Rosse, ma è stato, vorrei dirlo, scusate, un fatto che appartiene non alla mia funzione di presidente, ma appartiene alla mia esperienza politica precedente, che è stata l'esperienza del Partito Comunista Italiano negli anni di Berlinguer segretario, in modo particolare. Per noi era terribile vedere che questi assassini si chiamavano comunisti e inalberavano simboli e nomi storici che erano appartenuti a un partito comunista pienamente rispettoso delle regole della democrazia come quello italiano e che perseguiva a torto a ragione in modo giusto, efficace oppure no, ideali di trasformazione in senso democratico, trasformazione e progresso della società italiana. Abbiamo vissuto dei momenti molto duri quando era un comunista Guido Rossa, ucciso dai pretesi comunisti delle Brigate Rosse.
ancora pochi giorni fa, celebrando l'anniversario in Parlamento, abbiamo sentito Sabina, la figlia di Guido Rossa, che ha reso una bellissima testimonianza, come l'ha resa questa mattina il figlio di Ricci. Noi siamo molto vicini sempre a questi ragazzi, a questi giovani, a questi figli, a queste vedove che hanno tanto sofferto. Hanno sofferto essendo colpiti alla cieca, perché vedete una cosa che veramente era tremenda, che i terroristi colpivano a caso. Non c'erano obiettivi nemmeno da poter difendere, perché tu non sapevi se un giorno avrebbero ammazzato un avvocato o un giornalista o un generale o un uomo delle forze di polizia. Erano obiettivi simbolici, perché questi uomini in carne ed ossa, che erano mariti e madri, erano dei simboli da abbattere fuori di ogni possibilità di prevenzione e anche di protezione. Poi ognuno di noi era esposto anche come uomo politico che conduceva quella battaglia, ma vedete, non era impossibile pensare a proteggerci. Ero uno dei dirigenti del Partito Comunista Italiano, io non ho mai avuto in quegli anni una scorta, nulla. Sapevo che mi poteva capitare, ma questo bisogna metterlo nel conto se si vuole lottare per la democrazia e si vuole fare l'interesse del Paese e dello Stato democratico. Grazie. Buongiorno Presidente, sono Gaia dell'Istituto Tallini di Formia. Se la stagione del terrorismo nelle sue manifestazioni più cruente si può ritenere sconfitta, le manifestazioni di violenza e odio che esplodono nella nostra società nelle forme più diverse però non sono affatto superate, anche tra noi giovani. Ritiene che riusciremo a liberarcene? Grazie. Ma io ci credo, ho fiducia, perché quando vedo tanti giovani di questa vostra generazione, facciamo molte iniziative, abbiamo fatto in questi anni molte iniziative al Quirinale, contro il terrorismo, contro la mafia, contro il razzismo, in ricordo della Shoah, e questi ragazzi che si preparano, che partecipano a concorsi, che elaborano progetti, che elaborano temi, componimenti, dimostrano piena consapevolezza della necessità di superare certi atteggiamenti di stupida e sterile violenza. Che cosa significa introdursi col volto coperto e con le spranghe in mano in una manifestazione sociale, sindacale o no, in una manifestazione di protesta, e sfasciare le vetrine, cercare di sfasciare una macchina della polizia? E violenza senza senso e senza sbocco, che non contribuisce a fare andare avanti, ma rischia di spingere indietro le conquiste sociali, le conquiste di libertà del nostro paese. Perciò bisogna essere rigorosi, non si può essere indulgenti nei confronti di chi fa quello che dicevo un momento fa, perché di lì non si sa dove poi si può arrivare. Quindi dobbiamo credere nella possibilità di una dialettica politica e sociale affidata alle armi del dibattito democratico, alla forza degli argomenti, anche alla forza di una pressione dal basso, che si eserciti però entro i limiti della legalità, di quella legalità su cui si basa ogni equilibrio e ogni possibilità di progresso del nostro Paese. Grazie.